nuovo appuntamento con il Lazio TG della provincia di Frosinone. Apriamo con la cronaca. 8 arresti da parte dei carabinieri tra le province di Frosinone e Napoli Secondigliano per spaccio di cocaina ed eroina. Vediamo il servizio. Struncata dai carabinieri della compagnia di Cassino, una fiorente attività di spaccio. 8 le persone arrestate nella città martire a Napoli Secondigliano. L'indagine è partita dopo la morte per overdose di un tossicodipendente di Cassino nel 2015 e ha consentito di portare alla luce, grazie ad un'attività tecnica certosina, attraverso una serie di sequestri di droga e alle testimonianze raccolte da diversi acquirenti, che il sodalizio aveva allestito nel Cassinate una vera e propria piazza dello spaccio che si approvvigionava dello stupefacente in Campania. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina e cocaina. Le ordinanze sono state eseguite, 2 a Secondigliano, Napoli, dove c'era l'approvvigionamento della sostanza stupefacente. 6 sono state eseguite a Cassino. Di queste 6 su Cassino, 2 soggetti, un uomo e una donna, già si trovavano in carcere per una precedente attività di indagine. L'attività che è partita a seguito della morte di un giovane nel novembre 2015 ha permesso di disarticolare questo sodalizio, di portare nel corso dell'attività al sequestro di 150 grammi di eroina, 100 millilitri di metadone, materiale vario da taglio, nonché di assicurare alla giustizia 2 spacciatori arrestati in flagranza di reato, altri 4 denunciati a piede libero, e di permettere la segnalazione al prefetto di un certo numero di assuntori di sostanza stupefacente. Metodo classico di indagine, quindi utilizzo dei telefoni ambientali, i soggetti che sono stati tratti in arresto utilizzavano per le comunicazioni un linguaggio criptico, utilizzavano WhatsApp, utilizzavano Facebook, utilizzavano schede telefoniche intestate ad altri soggetti. È stato documentato che qualche soggetto era anche extracomunitario che non siamo riusciti a identificare. Potevano essere utilizzate anche più schede intestate alla stessa persona tra queste che sono state arrestate. Anziano parroco legato e derubato. È accaduto ieri sera a Ponte Corvo nella chiesa di San Paolo. 2 individui con il volto travisato e dei guanti si sono introdotti all'interno della chiesa per commettere un furto. Probabilmente non si aspettavano di trovarsi di fronte Don Mario Veglia, di 88 anni. Lo hanno così immobilizzato legandolo ad un divano. Si sono poi dati alla fuga portando via circa 1.500 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Solo dopo alcune ore il sacerdote è riuscito a liberarsi ed allertare le forze dell'ordine. Sul furto stanno indagando i carabinieri. A Frosinone l'associazione Il Giardino delle Rose Blu, guidata da Don Ermanno, ha donato ai senza tetto che abitualmente dimoravano alla stazione un alloggio. Guardiamo il servizio. Don Ermanno D'Onofrio, fondatore del Giardino delle Rose Blu, congiuntamente al Fiore della Misericordia, un progetto intrapreso con volontari che si impegnano ogni giorno nel vivere le opere della misericordia, ha aiutato e sostenuto la grave situazione degli italiani che, avendo perso il lavoro, sono costretti a vivere in stazione. In rete con la Sant'Egidio di Frosinone hanno garantito loro pasti caldi durante le settimane e negli ultimi giorni di freddo intenso la fondazione ha affidato un appartamento dove sono stati collocati per 3 mesi in attesa di una struttura definitiva a cui la fondazione sta lavorando. Nei progetti della fondazione l'accoglienza residenziale è uno dei 26 progetti attivi. Concretamente vanno migliorati i servizi di distribuzione di viveri e beni di prima necessità con servizi docce, mense per favorire l'aggregazione di anziani e giovani e un'accoglienza definitiva residenziale. Basta un'offerta da parte di tutti per cambiare la qualità della vita di queste persone, tutte italiane che desiderano soltanto avere una vita normale. In noi, ecco, c'è tutta il desiderio di voler collaborare e fare rete. Questo è un qualcosa di importantissimo. Se come associazioni non ci uniamo, non ci stringiamo e non iniziamo, ecco, anche a creare un dialogo costruttivo con le istituzioni. Con le istituzioni io parlo dei servizi sociali soprattutto, non voglio farne soltanto un discorso politico, lungi da me. Io parlo di quelli che sono i servizi sociali, che hanno un compito. In ogni comune dovrebbe esserci un servizio per le persone che hanno problematiche sociali
devono esistere delle strutture, ok, che possano accogliere una persona che in questo momento vive un momento di difficoltà. Cioè, un cittadino, no? Voglio dire, non ha diritto più a un letto e, non lo so, a un piatto di pasta caldo, perché purtroppo la loro situazione lavorativa è precipitata, le loro situazioni familiari. Cioè, questi sono problemi che sono al centro di numerose città e sono arrivati anche a Frosinone. Allora, ecco, siccome a Frosinone parliamo di numeri così piccoli, possiamo gestirceli insieme questi tipi di problematiche, no? Ancora un incidente stradale nella zona industriale di Frosinone, in via Vona, nella serata di ieri. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha accertato la dinamica del sinistro. Il conducente di uno dei due veicoli coinvolti è risultato positivo all'alcol test. Per il 28enne del Sorano è scattata quindi la denuncia. Zingaretti scrive a Calenda per cercare una soluzione dopo la Ideal Standard anche per la Ilva di Patrica. Vediamo. Caro Carlo, ti ringrazio ancora per il contributo e per il tuo personale coinvolgimento nella vertenza Ideal Standard. Inizia così la lettera che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inviato al ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda. Zingaretti, nel rilevare ancora una volta che la sinergia tra i diversi livelli istituzionali è il metodo di lavoro vincente per superare le crisi e dare risposte ai lavoratori e ai cittadini del nostro paese, ha deciso di scrivere al ministro per affrontare ancora una volta tutti insieme a una questione, quella dei lavoratori del sito di Patrica. Come sai, nel mese di giugno 2014 il gruppo Ilva ha deciso di cessare l'attività produttiva del sito di Patrica, con il conseguente licenziamento di tutti i 64 lavoratori, si legge ancora all'interno della lettera. Qualsiasi tentativo di reindustrializzazione sul sito non ha prodotto gli effetti sperati. Nel frattempo i 64 lavoratori sono stati assistiti dapprima con l'indennità di mobilità ordinaria e ora con la mobilità in deroga. Ora il bando di vendita del gruppo Ilva è stato aggiudicato all'ArcelorMittal, tuttavia gli ex lavoratori dell'Ilva di Patrica sperano che da tale vendita possa emergere anche per loro un'opportunità di lavoro in un settore caratterizzato da elevata specializzazione. La loro richiesta è quella di valutare eventuali manifestazioni di interesse relativamente al sito di Patrica, tali da garantire una reindustrializzazione dello stesso con salvaguardia dei livelli occupazionali. Come Regione Lazio, sottolineato ancora il presidente Zingaretti, che conclude così il testo inviato al ministro Calenda, raccogliamo l'appello dei lavoratori e diamo quindi la nostra piena disponibilità agli altri attori istituzionali per un incontro a stretto giro con l'obiettivo di valutare tutte le possibili azioni volte a favorire la cessione del sito, in coerenza con l'azione già avviata nel tavolo ministeriale avente oggetto la società Ilva e in linea con le strategie che hanno portato ai recenti successi ottenuti insieme nella stessa provincia di Frosinone. Incroceranno le braccia per l'intera giornata di domani le circa 20 lavoratrici della società Skill, che si occupa della polizia degli istituti bancari Unicredit della provincia di Frosinone. Ad indire lo sciopero il sindacato UGL, che ha deciso di dire basta ad una situazione divenuta ormai insostenibile. Dopo anni di cambi d'appalto e di gare puntualmente al ribasso che hanno portato alla riduzione sistematica dei contratti di lavoro, sia nella parte dell'orario che in quella della retribuzione, si è arrivati al punto di dire basta e di non consentire ulteriori riduzioni. A Frosinone l'assessore Mauro Buschini fa il punto sulle elezioni che lo vedono nuovamente protagonista nelle fila del PD. Guardiamo. Ma c'è un entusiasmo che cresce e questa è la cosa più bella. Noi stiamo facendo una campagna parlando delle cose, dei fatti, dei risultati raggiunti e delle prospettive che possiamo assicurare a questa provincia. È importante discutere del territorio, delle sue prospettive, è importante però al tempo stesso non fermare il grande processo di cambiamento che in questi anni abbiamo generato in tutta la Regione Lazio, rimettendo in campo una istituzione che aveva perso credibilità e forza sul territorio. Soprattutto lo stiamo facendo perché ora, finita la stagione di tagli, finita la stagione delle difficoltà, abbiamo risorse, soprattutto risorse europee, che possiamo mettere in campo e che possono dare prospettiva al territorio. Zingaretti è riuscito a riunire tutto il centro-sinistra, una cosa che è successa praticamente solo qua.
E Zingaretti non l'ha riunito adesso. Noi abbiamo governato con il centro-sinistra, con un'alleanza larga, con i partiti del centro-sinistra e con liste civiche e personalità che si sono unite alla nostra coalizione. Mai c'è stata una voce fuori posto, mai una voce fuori dal coro. Abbiamo discusso, come giusto che sia, però abbiamo anche trovato sintesi e capacità di governare. Per me è anche una piccola soddisfazione, possiamo dire, di un piccolo risultato politico raggiunto, essendo stato tra le altre deleghe l'assessore ai rapporti con il Consiglio regionale. Ed ora, per tutte le altre informazioni, ci colleghiamo con la redazione di Segnale News. Per noi c'è Martina Arduini. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Segnale News. Associazioni e cittadini hanno deciso di aderire alla manifestazione Basta Acea Auto 5, che si terrà nel capoluogo sabato 17 febbraio alle ore 9, con partenza da Piazza Martiri di Valle Rotonda. In una nota diffusa, 28 milioni di italiani hanno votato nel referendum del 2011 per il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. In questi anni i governi e le maggioranze parlamentari, dicono i cittadini, che si sono succedute alla direzione del paese, non solo non hanno tenuto conto della volontà popolare, ma hanno proposto e aggravato leggi che, favorendo e sostenendo la gestione privata del servizio idrico, hanno reinserito in tariffa un profitto garantito alle gestioni. Inoltre, i partecipanti all'assemblea ritengono urgente mettere fine alla gestione del servizio idrico da parte della CEA Auto 5, che sta mettendo a dura prova la pazienza degli utenti, creando un clima di tensione e di ribellione che mette a rischio l'equilibrio sociale e l'ordine pubblico. È arrivata anche l'ufficialità sulla programmazione di giovedì dell'Accademia di Belle Arti, che per la sesta edizione avrà moltissimi ospiti. Al Palazzo Tiravanti a Frosinone, in sinergia con la Banca Popolare del Frusinate, Autovision e Arkengraf, avrà luogo una serie di eventi che continua ad offrire al pubblico la possibilità di conoscere i protagonisti della cultura italiana e internazionale e l'occasione per approfondire tematiche di questo nostro tempo. Come per le precedenti edizioni, l'Accademia vuole affermare con determinazione il proprio ruolo nel territorio frusinate, spaziando dalle arti visive alle discipline dello spettacolo fino al giornalismo. Tra febbraio e giugno, infatti, saranno ospiti Alessio Boni il 22 febbraio, Mario Messina l'8 marzo, Piff il 15, Francesco Paolo Antoni, Michela Ramazzotti, Violante Placido, Simona Marchini, Gianni Dessì, Paolo Virzì e Nunzio. Attraverso ricordi ed esperienze, ognuno di loro ha proposto e proporrà riflessioni sulla cultura, l'arte e l'attualità. Invece, domenica 18 febbraio ci sarà un grande appuntamento a Beroli con i tesori della Sociaria, con apertura straordinaria della Biblioteca Giovardiana, in collaborazione con la Proloco. A partire dalle ore 10 e dalle 11.30 si potrà ammirare infatti la prima biblioteca d'uso pubblico del Lazio meridionale. Si proseguirà con l'elegante Palazzo Comunale, prezioso scrigno di ambienti sotterranei d'epoca romana e del Museo Archeologico. Si visiterà inoltre la Basilica di Santa Salome e la Scala Santa, che ottenne da Papa Benedetto XIV lo stesso privilegio di quella lateranense. Anche per oggi è tutto con Segnale News, grazie per l'attenzione, in linea allo studio. A Cassino il gruppo Ecoliri, nuovo sponsor della scuderia Baldini. Il logo sarà presente sulla vettura Ferrari 458 GT3 al prossimo campionato italiano Gran Turismo 2018. Guardiamo il servizio. Ecoliri, che affianca il proprio logo a un campione come Giancarlo Finizzichella, per noi è una svolta importante ed epocale. Giancarlo non ha bisogno sicuramente di essere presentato, lo conoscono veramente tutti, è un campione molto amato, motivo per il quale noi siamo orgogliosi di far girare un campione come lui con una vettura del nostro marchio. Soprattutto poi, in maniera molto importante, questo, oltre che dare una mano all'economia del locale, quando si vede un pilota come lui girare con i nostri loghi, significa che comunque una mano in più si può dare. Una parte sicuramente molto importante, ma motivo per il quale che noi puntiamo moltissimo sulla Ferrari, perciò vogliamo che Fisichella possa girare con la vettura con il marchio Alfa Romeo, proprio perché ci sarà un grosso rilancio da qui ai prossimi 4 anni. Sento un pilota
da tanti anni, Ferrari, marchio Alfa Romeo, insomma, da parte del gruppo, quindi un gran piacere, insomma, avere in uso questa macchina bellissima uscita da poco, e devo ringraziare De Papa e Alvini per la macchina di questa possibilità per andare. Il giorno d'oggi ci servono tanti soldi per arrivare già a categorie tipo Formula 3, Formula 2 e poi arrivare in Formula 1. Sapete bene che lo schieramento sono piloti con valigie, con mansioni che spingono tantissimo ed è sempre più difficile. Da alcuni anni per fortuna c'è il Driver Academy Ferrari che sta portando avanti i giovani e speriamo di vederne uno di loro presto. Ci aspettiamo tantissimo, come dicevo prima, innanzitutto in bocca al lupo a Giancarlo per il campionato che andrà ad affrontare adesso con la 488 GTV. Poi il binomio Ecolini Fisichella, spero che possiamo avere insieme gli stessi successi di quello di lui fino ad oggi. E quindi sono fermamente convinto che sia un buon auspicio, soprattutto per noi. Abbiamo detto prima che Fisichella, questa partnership è importante, è un gruppo storico dell'Italia come lui. Sì, è importantissimo, sono contentissimo di questa collaborazione con il team Baldini, dove correrò quest'anno nel GP italiano, e di collaborare anche con Ecoliri. Davide Papa qui, insomma, mi ha dato la possibilità quest'oggi di avere a disposizione una bellissima Stelvio, e lo ringrazio, e inizieranno, insomma, è un rapporto di collaborazione che sta già diventando un rapporto di amicizia. Passiamo ora allo sport. Alessandro Lunghi ci fa il punto sul campionato di Serie B. Guardiamo. Dopo 16 risultati utili consecutivi, tra 8 vittorie ed 8 pareggi, il Frosinone non è caduto al San Nicola di Bari. Neanche troppo meritatamente, bisogna ammetterlo. Le due squadre hanno creato poche occasioni nell'ultima uscita e il gol è stato il frutto di un calcio d'angolo. Nulla di straordinario o ammirevole da parte di una squadra che non agguantava la vittoria da 2 mesi. Sui social c'è già chi ha ricominciato ad invocare le dimissioni di Moreno Longo, chi considera la serie sfumata, che ha colto l'occasione per sparare veleno e malcontento su giocatori che fino a venerdì scorso venivano osannati. Ma ora non è tempo di fare drammi, non è tempo soprattutto di iniziare a lamentarsi di una compagine che ad oggi è ancora in vetta alla classifica e lì resterà per almeno un'altra settimana. Al Frosinone ora aspettano 2 partite in casa. L'ultima cosa di cui squadra e allenatore hanno bisogno è di critiche poco costruttive. È il momento di sostenere, non di colpevolizzare gratuitamente un gruppo che vanta 3 sconfitte su 25 gare disputate fino ad ora in campionato. Vediamo ora un estratto della conferenza stampa di Daniel Ciofani. È una partita che è stata decisa da un episodio. Ho avuto modo di rivederla, ma nel rivederla non è stato altro che confermata la sensazione che era in campo, che c'era una squadra che faceva la partita, l'altra che per paura, perché veniva da un periodo di 2 sconfitte consecutive, si è difesa a oltranza e cercava le ripartenze. Nonostante tutto siamo riusciti a limitare anche queste ripartenze, se non almeno un paio in tutta la partita. Eravamo sempre lì, siamo riusciti a trovare la zampata vincente, ma capita al Real Madrid, capita alla Juve, capita a tutti di non riuscire a trovarlo, a trovare il gol. Ci abbiamo provato, a volte in maniera un po' anche confusionaria, a volte con trame di gioco ottime, però non ci siamo riusciti e quindi la partita è stata decisa da un episodio. Sicuramente abbiamo 3 partite in casa ed è qualcosa da poter sfruttare al massimo, però andiamo ad analizzare partita per partita, perché altrimenti sì, potremmo incappare nell'errore che abbiamo avuto l'anno scorso, che in un periodo abbiamo detto adesso abbiamo le 2 partite in casa, invece sono proprio state quelle in cui abbiamo fatto più fatica. Quindi adesso c'è l'Ascoli, guardiamo all'Ascoli, guardiamo al Frosinone, né al Palermo né all'Empoli, perché non dobbiamo guardare gli altri, guardiamo a noi stessi che è la cosa più importante. Per il basket è tempo di pool promozione per Veroli e Scuba Frosinone, guardiamo.
Finita la regular season è già tempo di iniziare a pensare alla pool promozione per Verole e Frosinone. Le 12 squadre che hanno staccato il biglietto per la seconda fase, dunque vale a dire le prime 6 di ognuno dei due gironi, si ritroveranno di fronte in un raggruppamento da 12. Ogni formazione però non affronterà di nuovo le 5 che ha già incrociato, ma si porterà dietro i punti acquisiti contro di esse, giocando solamente con le 6 provenienti dall'altro girone. Per questo motivo la Scuba partirà leggermente avanti ai Verolani. I Frosinati hanno raccolto 5 successi contro le avversarie che sono entrate nella pool promozione e dunque Pass, Stelle Marine, Gaeta e due volte Vigna Pia, perciò ripartiranno con 10 punti all'attivo. Invece Veroli ha battuto Fortitudo Roma, Ciampino, Carver e Rieti e dunque ricomincerà con 8 punti. Con le notizie di oggi è tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci al prossimo appuntamento.